Alessandro Attanasio e rappresento la quarta generazione di vignaioli dell'azienda Attanasio, che si estende per circa 7 ettari di vigneti posizionati in differenti parti dell'agro di Manduria. Sono per metà alberelli storici piantati da mio nonno, e l'altra metà sono spalliere condotte a cordone speronato, piantate da mio padre, rese basse intorno ai 40 quintali d'uva per ettaro, coltivazioni tradizionali che ci consentono di produrre 5 etichette di primitivo, 5 differenti interpretazioni del primitivo: un primitivo secco da pasto che fa un anno di barrique, di solito un 16 gradi, è il nostro prodotto di punta. Per noi il primitivo è rappresentato da questa etichetta. Facciamo anche un altro primitivo secco, 100%, che fa 3 anni di barrique ed è più evidente il tannino nobile del legno. Da circa 6 anni produciamo anche un vino rosato, un primitivo rosato di circa 15 gradi, con un colore molto lucente, molto carico, e lo facciamo come salasso dal precedente vino, con un affinamento del 40% nei nostri contenitori tipici, i cavasoni. Il cavasone è l'anfora smaltata. Ci dà più spessore, più volume al vino, più anche intensità dei sapori, perché il vino è sempre torbido in questi contenitori e quindi i lieviti sono sempre attivi a intensificare i sapori. Poi produciamo 2 dolci, una vendemmia tardiva che fa un appassimento sulla pianta per circa 20 giorni. C'è questa disidratazione degli acini sotto il sole e questo miglioramento del tannino, un residuo zuccherino di circa 70 grammi litro e ben bilanciato da questo tannino evidente, ma non aggressivo, che allappa. E poi c'è il passito, che fa un appassimento in fruttaio per circa 2 settimane e sui graticci in un ambiente deumidificato e ventilato. È un mezzo litro, ha più o meno quasi 100 grammi di residuo zuccherino e ha più concentrazione del precedente. Ma qui l'equilibrio è dato dall'acidità, derivando dalle prime uve che tagliamo, quindi non così mature. L'azienda è da me condotta con l'aiuto di 2 ragazzi che in vigna si occupano dei grandi lavori e di 3 signore, Placida, Adriana e Antonella, che si occupano di ogni singola pianta nella sua fase vegetativa. Oltre queste persone c'è anche l'enologo in cantina, immancabile, che controlla, osserva, degusta i vini e in ogni fase di affinamento, dalla vinificazione all'imbottigliamento. La coltivazione, la condotta agronomica, cerca di rispettare quelle che sono le tradizionali condotte agronomiche, ma con spunti sperimentali, di tecniche diciamo moderne, come il sovescio, ma anche l'innerbimento perenne su quei terreni più umidi. E in questo caso abbiamo notato dei miglioramenti soddisfacenti, soprattutto sull'ispessimento della buccia degli acini e il rimpicciolimento degli stessi. Come conduzione agronomica
è molto variabile perché è condizionato dalle annate climatiche. Ci sono altre figure che collaborano, che ci aiutano con la loro esperienza a migliorare i risultati, tra cui i laboratori chimici per quanto riguarda le analisi del terreno, delle foglie, lo stesso enologo, gli altri produttori, gli altri vignaioli scambiano con noi le loro impressioni, le loro esperienze. I rivenditori dei prodotti agricoli, gli agronomi, un agronomo, per molti anni abbiamo avuto un agronomo toscano che ha impostato i nostri vigneti per produrre una certa qualità anche nel tempo. E il nostro stile è molto autentico, molto tipico.